riprendiamo l'argomento che abbiamo lasciato in sospeso la volta scorsa. Vi ricordo che stavamo parlando di misure di resistenza e in particolare abbiamo visto che un modo per fare misure di resistenza è quello di costruire quello che si chiama ponte di Wheaton. Il ponte di Wheaton è caratterizzato da 4 resistori, 3 di questi sono resistori noti, 1 è il resistore incognito. Abbiamo poi una diagonale in cui abbiamo inserito un rivelatore di 0, un'alimentazione che realizziamo in maniera variabile, in maniera tale da gestire le fasi iniziali della misura in cui il ponte è lontano dalla condizione di equilibrio. Condizione di equilibrio che è quella che viene identificata dal rivelatore, che quando segna 0, quindi quando non è attraversato da corrente o non legge differenze di potenziale, ci segnala che siamo in condizione di equilibrio. In questa condizione abbiamo visto che Rx può essere legata alle altre resistenze da questa relazione. Ci serve che almeno una delle 3 resistenze campione sia caratterizzata dal poter essere variabile, in maniera tale da poter arrivare a questa condizione di equilibrio. Questo è il modo con cui otteniamo il valore del misurando. Come sempre, accanto a porci il problema di tirar fuori il valore del misurando, ci dobbiamo porre il problema di come stimare l'incertezza nella misura. Per poter stimare l'incertezza nella misura, devo però fare qualche ulteriore ragionamento su quello che è il modello che ho qui riportato per il misurando. Qual è il problema? Quando questo dispositivo legge 0, è veramente 0, cioè la corrente che circola in questo ramo, quando questo dispositivo legge corrente nulla, è veramente nulla, questa differenza di potenziale è veramente 0. Cioè, per quanto questo dispositivo sia un dispositivo che è in grado di leggere piccole correnti, di leggere piccole differenze di potenziale, è comunque un dispositivo reale, non è un dispositivo ideale. Quando la volta scorsa vi ho detto che in laboratorio abbiamo questo rivelatore di 0 che sente 10 a meno 10 ampere a divisione, sto dicendo che fin quando ci sono correnti più grosse di 10 a meno 10, lui le sente e l'ago si muove. Se a un certo punto lui legge 0, tanto può essere 0, tanto può essere che passa una corrente più piccola di questa quantità. Lui non è in grado di leggere di meno di questa grandezza. È un po' come abbiamo fatto il ragionamento della risoluzione delle bilance, di qualunque dispositivo. Cioè, quando l'ago non si sposta in un qualunque strumento, quando l'indice, l'indicatore digitale non si muove, non è che non ho variazioni, ho variazioni tanto piccole da non poter essere lette. Allora, come traduco questo problema nel mio ragionamento? Perché questo vuol dire che se per caso io qui non avessi uno strumento che sente i 10 a meno 10 ampere, ma sente i 10 a meno 3 ampere, io comunque a un certo punto leggo 0 e scrivo Rx uguale R1 su R2 per R4, ma sono identiche le due situazioni? L'incertezza di misura nei due casi è la stessa? No, perché in un caso è uno 0 sentito molto accuratamente, in un caso è uno 0 se non facessi nessun ragionamento su questa situazione, allora
direste voi, vabbè, a questo punto metto uno strumento che costa molto di meno, perché tanto non conta niente. Cioè, se io affrontassi questa relazione con la legge di propagazione delle incertezze, che cosa otterrei? Otterrei che l'incertezza relativa su Rx è uguale alla radice quadrata dell'incertezza relativa quadra su R1 più l'incertezza relativa quadra su R2 più l'incertezza relativa quadra su R4, prodotte in rapporti incertezze relative. Come vedete, nell'incertezza su Rx non entra proprio quanto sia buono il rivelatore di zero, ed è una cosa che non va. Cioè, capisco che c'è qualche problema nel dimenticarmi che in questa situazione c'è il rivelatore di zero. Allora, come ragiono? Che vuol dire che io non sento correnti al di sotto di una certa quantità? Chi è che crea lo squilibrio? Crea lo squilibrio la resistenza. Cioè, se io immaginate che io ho una condizione ideale in cui questa relazione è proprio perfettamente realizzata, e immaginate che mi metto a variare leggermente Rx. Ci saranno delle variazioni di Rx che io non sento con l'ago, cioè talmente piccole che c'è uno squilibrio di questa equazione, ma non tale da poterlo leggere. Vuol dire che io, per rendere questa relazione effettivamente funzionante, devo aggiungere un termine che chiamo drx, ci metto il di piccolo, non tanto per dirvi che questa variazione di resistenza è piccola, perché potrebbe essere anche 100 ohm. Se io metto qui un rivelatore di zero molto scadente, io potrei avere anche variazioni grosse che non leggo. Questo D è infinitesimo, in quanto è infinitesima e minima la deviazione del lago sulla scala. Cioè, ci metto questo termine D, che nella convenzione che usiamo normalmente in matematica serve per indicarci quantità infinitesime, vi ripeto, non per dirvi che questa quantità è per forza piccola, ma sicuramente per dirvi che indico con DRX quella variazione di resistenza che mi fa muovere l'ago della minima quantità apprezzabile. Quanto vale questo DRX? Non lo so, perché la quantità tale che l'ago non si muove. Allora io non saprei più calcolare il misurando se ci metto un'equazione con un oggetto che non conosco. Allora, secondo voi, questa DRX è positiva o è negativa? Io, tenete presente, il rivelatore di zero è uno strumento che ha lo zero al centro, perché io posso sentire correnti che circolano in questa direzione e in quest'altra direzione, e lui, a seconda se si sbilancia da una parte, va a destra o a sinistra. Quando io leggo zero, tanto può essere che la resistenza è un po' più piccola di quanto io calcolo, tanto potrebbe essere la resistenza un po' più grande, non me ne accorgo. È il ragionamento che avevamo fatto proprio quando parlavamo di risoluzione. Quando io la mattina mi peso e la bilancia mi dice 89, io tanto potrei pesare un po' meno di 89, tanto potrei pesare un po' più di 89, e l'ago non si muove, a meno che io non aumento ancora di più, allora lui dice 90 o lui dice 88, ok? Allora, quello che posso dire di questo DRX è che posso dire che è una distribuzione probabilistica a valor medio 0, cioè non posso dire a priori se è positiva o negativa, quindi il suo valore atteso, non so se qualcheduno vi ha scritto mai il valore atteso come ED, comunque, valore atteso di questa quantità è 0.
Vuol dire che se io devo farmi il conto in questa equazione, ci metto 0. Però quando vado a fare il calcolo dell'incertezza di misura, mi ricordo che devo calcolare l'incertezza di misura legata a questo oggetto. Allora, ricapitolando, nel calcolo di Rx io continuerò a calcolare Rx come R1 su R2 per R4, ma nel calcolo dell'incertezza di misura la formula adesso è cambiata. L'incertezza su Rx sarà la radice quadrata dell'incertezza al quadrato del termine R1, R2, R4 più l'incertezza al quadrato di DRX. Perché adesso c'è una somma questo termine è semplice, sappiamo fare, perché l'incertezza R1 su R2 per R4, incertezza relativa, è la radice quadrata, l'ho scritta là, la riscrivo, per cui l'incertezza assoluta è pari all'incertezza relativa per R1 su R2 per R4. Ok? Dico è facile perché l'incertezza di un resistore me la dà il costruttore, l'incertezza di questo resistore me la dà il costruttore, l'incertezza di quest'altro resistore me la dà il costruttore. Ok? Sono dati che mi vengono forniti. Questa incertezza è un po' più difficile da stimare, che senso, meno immediato. Allora, che cosa abbiamo detto? Ragazzi, se non, dove non mi seguite, fermatemi e ci ritorniamo. Allora, abbiamo detto che io ho una certa situazione di equilibrio, leggo 0, leggo l'ago 0, vario Rx fin quando l'ago non si sposta. Vuol dire che io ho un più DRx e un meno, scusate, un meno DRx e un più DRx, cioè una certa quantità, che mi fa spostare l'ago di una tacca a sinistra, di una tacca a destra. Quando leggo 0 non so quale di questi valori è il più probabile, tanto è vero che come valore medio ci ho messo 0 a questo DRX, nel dubbio ci ho messo 0. Allora, siccome l'incertezza, io lo so, no? L'incertezza da associare a questo DRX è questo DRX massimo diviso radical 3, perché è una distribuzione rettangolare. Allora dite voi, vabbè, non, la cosa non è tanto complicata, io basta che mi metto con DRX, vario piano piano RX fin quando non vedo l'ago che si sposta. È una classica analisi di sensibilità che si fa nei sistemi, cioè quando io devo capire se un sistema è sensibile a una certa grandezza, io provo a far variare piano piano la grandezza una sola e vedo quando ottengo un risultato a fronte di questa mia variazione. C'è però un problema: di solito l'RX, la resistenza incognita che vi viene data, mica è un oggetto che voi potete variare, è un'incognita, sta là, è ferma, anzi è un misurando che voi volete misurare, quindi non potete mettervi su RX e farla pian piano variare. E immaginate, volete misurare il vostro peso, e mica poi
potete far variare pian piano il vostro peso, cioè dovete trovare qualche modo per leggere la minima parte apprezzabile da parte del rivelatore senza poter variare Rx. Allora vi viene in aiuto il modo con cui questo circuito è fatto, nel senso che se voi foste il rivelatore non capisce, non distingue le variazioni di Rx rispetto alle variazioni di R4. Immaginatevi il piatto di una bilancia. Allora, il ponte viene molto spesso paragonato alla, sapete, la bilancia a piatti, quella che si trova ancora ogni tanto nelle venditori di frutta e verdura per strada, quella con la cosiddetta statera. I due piatti e i due bracci. Questo sistema è in equilibrio quando F1B1 è uguale a F2B2. Uguaglianza fa prodotti, se portate l'R2 da qua è la stessa cosa. R2 Rx uguale R1 R4. Perché vi faccio questo esempio? Se voi state su una bilancia, se alzate, se mettete un peso qui o levate un peso da qui, se voi siete lì al centro, vedete la bilancia che si sposta, non siete in grado di capire, di riconoscere le variazioni dal punto di vista del centro. Questo si vede anche matematicamente. Se io prendo la relazione Rx uguale R1 su R2 per R4 e la differenzio da Rx, R1 e R2 sono fissi, per R4, se divido per Rx, si vede che le variazioni relative di Rx sono perfettamente identiche alle variazioni relative di R4. Questo traduce in termini matematici quello che vi dicevo, ovvero dal punto di vista del rivelatore modifiche Rx o modifiche R4 è la stessa cosa. Allora Rx non lo riesco a modificare, R4 sì, è proprio variabile. Allora io che faccio? Prendo R4 e la vario. Quando la vario, vedo quando l'ago si sposta di una tacca e capisco quanto vale da R4. Da Rx sarà uguale a da R4 per Rx su R4. Questa è un'esercitazione che non riusciamo a fare nell'ambito di questo corso. Chi di voi proseguirà col curriculum elettrico lo vedrà in laboratorio, quindi certe cose sono poi anche un po' più facili quando le si fa piuttosto che quando le si sente raccontate. Nel senso che voi utilizzerete i ponti, ma li utilizzerete vedendoli nascosti dentro a dei dispositivi, cioè non ci metterete le mani sul circuito. Userete degli strumenti che hanno al loro interno delle strutture a ponte che realizzeranno in maniera automatica queste cose. Ok, con le misure di resistenza per adesso abbiamo finito, nel senso che le prime due esercitazioni che faremo in laboratorio per la parte elettrica saranno una prima esercitazione in cui
utilizzerete i multimetri per fare misure di tensione corrente e una seconda esercitazione in cui farete misure voltamperometriche, cioè misure di resistenza con volmetri e amperometri. Allora, vediamo adesso un altro strumento di misura che ci consente di fare misure di periodo e frequenza. Questo strumento prende il nome di contatore elettronico. Siccome, come vedrete, si basa su una serie di componenti anche abbastanza semplici, in alcuni casi vi vendono multimetri, quelli di cui abbiamo parlato la volta scorsa, che hanno anche la funzione di contatore elettronico, però è solo un discorso di marketing, cioè sono due oggetti concettualmente diversi montati dal costruttore all'interno dello stesso case, dello stesso alloggiamento. Periodo e frequenza. È uno strumento fatto da alcuni blocchi elementari che, a seconda della grandezza che io voglio misurare, se io voglio misurare periodo, se io voglio misurare frequenza, questi blocchi vengono tra loro riorganizzati in maniera tale da effettuare ora l'una, ora l'altra misura. Sapete bene che se io devo misurare il periodo di un segnale, posso anche misurare la frequenza e poi farne l'inverso, e viceversa, se voglio misurare la frequenza, misurarne il periodo. Quindi vedremo che a seconda delle situazioni ci potrà convenire misurare il periodo piuttosto che la frequenza. Okay? Quindi è come se fosse un unico misurando che io ho da dover misurare, e a seconda dei casi ne misuro l'uno o l'altro. Allora, sia questa la vostra grandezza di cui volete misurare o il periodo o la frequenza. I blocchi logici che noi abbiamo a disposizione sono un blocco che prende il nome di gate, porta. Che cos'è una porta? La porta qua nei nostri appartamenti è un oggetto che ha una maniglia per aprirla, una maniglia per chiuderla. Poi, diciamo, potete entrare, potete uscire. Più o meno la porta elettronica ha le stesse funzioni, nel senso, avete un segnale che la apre, si chiama start, avete un segnale che la chiude, si chiama stop, poi avete un ingresso e avete un'uscita. Praticamente è come se aveste un interruttore che collega ingresso e uscita con un segnale che apre questo interruttore e un segnale che lo chiude. Ok? All'uscita di questa gate avrò sempre una serie di blocchi che sono un contatore una memoria, un circuito di decodifica e un display. Come vedete, quando vado nel mondo digitale, alla fine i blocchi sono più o meno sempre gli stessi, nel senso che io, dopo aver memorizzato qualcosa, lo devo trasformare in maniera tale da consentire all'utente di leggerlo. Se vi ricordate, sono gli stessi blocchi che avevamo
riportato in un multimetro. Allora, per semplificare il ragionamento, partiamo dalla idea che voglio misurare del mio segnale il periodo. Allora, cancelliamo un attimo il punto di vista qui sopra e cerchiamo di capire cos'è per noi il periodo di un segnale. Periodo di un segnale. Periodo di un segnale è l'intervallo di tempo, ragazzi, che intercorre da tra due istanti in cui il segnale passa per lo stesso valore di tensione con la stessa pendenza. Questo modo di definirlo ci serve poi ai fini di capire come deve funzionare lo strumento. Risentiamo di nuovo le cose che ho detto. Ho detto che è il tempo che passa tra, ad esempio, sicuramente questo, no, è il periodo del segnale, questo che vedete qua evidenziato, così come è anche questo. È lo stesso intervallo di tempo. Vedete, io ho ogni volta identificato un certo livello di tensione, ho visto quando il segnale passa per questo livello di tensione, poi ho visto quando ripassa un'altra volta per questo livello di tensione. Attenzione, ma lui passa per questo livello anche in questo punto. Questo è il periodo del segnale? No. Allora, cosa distingue questo istante da quest'altro? La pendenza. Cioè, vedete, qua passa per lo zero con pendenza positiva, qua passa per lo zero con pendenza negativa, non buono, qua passa per lo zero con pendenza positiva. Quindi devo, il livello non mi importa, basta che l'ho fissato, e l'importante è che devo fissare il livello e la pendenza. Uso il termine slope perché è quello che normalmente si utilizza in questi casi. Quindi level, slope. Come fate voi a misurare un intervallo di tempo? Se voi volete misurare quanto impiegate a fare i 100 metri, che fate? Vi mettete con un cronometro, poi ci deve essere, al momento in cui date il via, ci deve essere qualcuno che preme un pulsante di start, poi contate cosa? Secondi, millisecondi, contate con l'orologio una serie di intervalli di tempo noti e quando arrivate alla fine interrompete il conteggio. Cioè il modo con cui tipicamente si effettua una misura di intervallo di tempo è contando tra un inizio e una fine. Questo fa il nostro contatore. Chi è che dà l'inizio del conteggio? E questo è per noi l'inizio del conteggio, perché io devo contare quanti secondi, millisecondi, centesimi di secondo, microsecondi passano tra questo istante e quest'altro. Allora mi serve sicuramente un orologio, mi serve qualcosa che batta il tempo, un quarzo, un clock. Allora in questo dispositivo sicuramente serve un clock.
Lo start e lo stop lo dà il mio segnale. Ma il mio segnale così com'è può darmi lo start e lo stop. Io devo avere lo start in quel preciso istante e lo stop in quel preciso istante. Questo segnale deve entrare in un blocco che chiamerò circuito d'ingresso, che trasforma questo segnale in un comando di start e in un comando di stop. Circuito d'ingresso, su un termine molto generico per dire, adesso lo esplodiamo un attimo questo circuito d'ingresso per capire come si fa a trasformare un segnale in un impulso qua e un impulso qua. Perché io ho bisogno di un impulso che fa partire, che apre la porta, e un impulso che chiuda la porta. Apro la porta, gli impulsi del clock passano, vengono contati, chiudo la porta, alla fine mi trovo un certo numero di impulsi contati, nx, conosco il periodo di oscillazione del clock e il periodo del segnale viene misurato come 127 microsecondi, 2058 nanosecondi. Cioè, tante volte, tanti conteggi del tau. Ora il tau, per semplicità, immagino che sia secondi, millisecondi, microsecondi, ma potrebbe essere una quantità qualunque, un numero reale. Allora, per capire un po' meglio, devo esplodere un pochino questi circuiti d'ingresso per capire come si riesce a trasformare un segnale in una serie di impulsi. Questo è il mio segnale B con X. Il primo blocco che il mio segnale incontra è un blocco che prende il nome di amplificatore. Ragazzi, questa circuiteria che trasforma un segnale analogico, un segnale sinusoidale, in una in impulsi di comando prende il nome di circuiteria di generazione di trigger. Ora, mentre il termine trigger lo trovate in tutta la strumentazione elettrico-elettronica, la sua traduzione italiana, il circuito di sincronismo, di temporizzazione, non lo trovate, quindi se non in alcuni libri dove si pongono un po' il problema dell'italiano a tutti i costi, ma poi alla fine non lo ritrovate proprio nei frontalini degli strumenti e quant'altro. Allora, trigger in inglese, la traduzione inglese di trigger equivale a grilletto. Qua voi state facendo proprio, c'è proprio il concetto del grilletto, del colpo di pistola che vi fa partire un conteggio e del colpo di pistola. In realtà quando fate una gara c'è il colpo di pistola alla partenza e poi c'è il pulsante premuto, oramai tutto in automatico, ma concettualmente è restato questo discorso del trigger in inglese. Quindi il circuito di grilletto, di partenza. Questo perché questo amplificatore nel gergo si chiama amplificatore di trigger. Ma a che serve una prima amplificazione? È perché il mio segnale, a me non importa più la sua forma. A me serve come prima cosa farlo più pendente di quanto non era. Mi serve accentuare i fronti,
perché a me sono i fronti quelli che mi servono, no? Quindi come prima cosa lo amplifico. Qui vi disegno una cosa che si ferma come ampiezza, perché quando io amplifico molto un segnale e non mi interessa poi quello che succede nei valori più alti, ho un effetto di saturazione. Cioè il mio circuito qua perdo l'informazione dei valori di tensione più alti e più bassi. Dopo aver effettuato l'amplificazione del trigger, metto un circuito derivatore. Scusatemi. Qua c'è un altro oggetto che si chiama proprio il generatore di trigger. Il signore che ha inventato questo componentino elettronico si chiama Schmidt, per cui questo si chiama trigger di Schmidt, ma non ci interessa tanto, ci interessa l'effetto. L'effetto è che quando il segnale supera lo zero diventa un'onda quadra con valore positivo, quando supera lo zero con pendenza negativa diventa un'onda quadra di valore negativo. Allora, perché dico 0 e poi metto questa specie di piccola soglia? Secondo voi, in natura è possibile realizzare componenti fisici che quando io dico che io sento che il segnale in ingresso supera lo zero, non c'è niente che fisicamente si accorge del superamento dello zero se non con una certa soglia? Cioè quando io dico che quando il segnale supera lo zero questo diventa più V, e quando supera lo zero con pendenza negativa diventa meno V, lo zero va sempre inteso con una certa soglia. Vi faccio un esempio. Non so se a casa avete dei termostati per il riscaldamento. Comunque, se voi avete dei termostati per il riscaldamento e fissate ad esempio il termostato a 20 gradi, vi accorgete di uno strano fenomeno, che se voi variate il termostato, lui si accorge che la temperatura supera i 20 gradi dopo un pochino. Si accorge che la temperatura è al di sotto dei 20 gradi un po' al di sotto di 20. Questa cosa ve ne accorgete, che ne so, se anche sullo scaldabagno, se avete il termostato sullo scaldabagno, se voi muovete il termostato a un certo punto sentite clic e lo scaldabagno si accende perché gli avete chiesto una temperatura più alta. Se tornate indietro il clic non ve lo fa nello stesso punto, ve lo fa più in basso, perché sia perché non è possibile che l'elettronica identifichi un valore preciso a cui commutare, sia perché il vostro sistema si romperebbe se commutasse nello stesso punto. Cioè vi serve questo poco di margine? Immaginate, voi mettete 20 gradi per il vostro scaldabagno, raggiunge 20 gradi, si spegne, si raffredda dopo un attimo, già è al di sotto i 20 gradi, si riaccende, raggiunge 20 gradi, si rispegne. Cioè avreste che i circuiti di controllo, se voi metteste la soglia e la leggeste istantaneamente, impazzirebbero. Ok? Per cui tutti i circuiti di controllo
sono sempre dotati di un pochino di isteresi, che fa sì che scattano un po' dopo la soglia e scatta un po' dopo la soglia sia a salire che a scendere. Allora, ritorniamo a noi. Questo segnale supera lo zero, diventa positivo. Supera lo zero negativo, diventa negativo. Se io metto qui un circuito derivatore, adesso l'onda quadra, quando ne fate la derivata, che diventa? Impulso positivo, impulso negativo, impulso positivo, impulso negativo, impulso positivo, impulso negativo. Ultimo blocco, un circuito che prende il nome di circuito tosatore, che leva o gli impulsi negativi o gli impulsi positivi. Con questi quattro blocchi elettronici, il vostro segnale, di qualunque ampiezza sia e anche di qualunque forma sia, perché io vi ho disegnato una sinusoide, ma potrebbe essere una forma d'onda triangolare, una onda quadra, un segnale strano, di cui però volete misurare il periodo, viene trasformato in una serie di impulsi. Vedete, il primo impulso parte con il passaggio per lo zero positivo, il successivo impulso per il successivo passaggio per lo zero positivo. E se io il periodo non lo voglio misurare sullo zero e lo voglio misurare più in alto, potete regolare il trigger level o il trigger slope e decidere che gli impulsi non partano da qui, ma partano da un qualunque livello. Quindi in questo circuito d'ingresso avete una serie di comandi. Avete un comando che è un comando di attenuazione e amplificazione. Perché? Perché se il segnale è molto grosso e molto piccolo, voi questa operazione non la riuscite a fare bene. Quindi c'è sempre questo problema di adattare il segnale agli stadi successivi. Poi avete un comando di trigger level e avete un comando di trigger slope. Il primo è una manopolina che vi consente di variare il livello a cui, da cui partite col conteggio e con cui finite il conteggio. È evidente, ragazzi, che vi può capitare, se alzate il livello di trigger troppo in alto, non contate niente. Se mettete il livello di trigger troppo in basso, non contate, cioè non passa mai per quel valore. Pendenza positiva, pendenza negativa. Start, iniziate il conteggio. Quando arriva il successivo impulso, stop. Lui ha contato, sposta il risultato in memoria e vedete il risultato sul display. Questo risultato da che incertezza è caratterizzato? Allora, brutalmente andiamo a vedere tau ed nx. No? È un periodo calcolato come prodotto di due valori. Allora, tau, il costruttore vi darà delle informazioni su quanto è buono l'orologio, ok? Quindi sulle incertezze caratteristiche del clock. Tenete presente che questo strumento è uno strumento
Abbiamo detto la volta scorsa, quando parlavamo dei multimetri, che i migliori multimetri che ci sono ci consentono incertezze dell'ordine dei 10 a meno 7, 10 a meno 8. Nelle misure di periodo e frequenza riusciamo ad arrivare tranquillamente a 10 a meno 10, 10 a meno 11 come incertezze. Le misure di periodo e frequenza sono quelle che oggi, con la tecnologia attuale, facciamo meglio. Tant'è vero che anche il più sciocco dei vostri misuratori di tempo e frequenza di orologio che avete al polso ha un'incertezza tale che, insomma, a meno che non si scarichi, non si rompa, voi non vi capita di doverlo regolare se non saltuariamente. Allora, ritorniamo a noi. NX, secondo voi che incertezza c'è in questo NX, in questo numero? Allora, noi di solito abbiamo detto i numeri non sono affetti da incertezza, no? Se io dico che incertezza c'è in 1000, in 3000, in 1500, il numero in sé non ha incertezza. Però, secondo voi, questa equazione che abbiamo scritto è un'equazione proprio corretta? Oppure abbiamo fatto, io ho fatto senza volerlo con voi una semplificazione. Allora io vi ho detto che parto col conteggio, start, conto impulsi, poi a un certo punto passa per lo zero, il corridore supera il traguardo, oppure state contando le vostre pulsazioni, no? Tutte misure di tempo, di intervallo di tempo. Se voi contate le vostre pulsazioni, io conto, a un certo punto io sento le pulsazioni e voi contate un minuto. Quando voi finito il minuto dite stop, potete sia fermarmi un attimo prima che io ho contato l'ultimo battito, sia un attimo dopo. Sto dicendo che se io vado, questo è lo start e questi sono gli impulsi di clock, mi può capitare sia di chiudere il conteggio l'istante dopo aver contato un impulso, sia anche l'istante prima di aver contato un impulso. Cioè tutte le volte che faccio un conteggio ho sempre un'indeterminazione nell'ultimo impulso. Tant'è vero che se volete, teoricamente per misurare il battito di un polso potreste contare anche 10 secondi e poi moltiplicare per 6, ma per ridurre l'incertezza voi tendete a contare un minuto. Se volete tarare il vostro contachilometri della macchina, lo so che queste sono tutte attività tipiche di uno con deformazione delle misure, magari nessuno di voi si è mai posto lo sfizio di capire se il suo tachimetro misura bene, però se voi contate quanto impiegate a percorrere un chilometro, fate una misura con una certa incertezza, poi qualche volta dice, aspetta, ma io conto per 2 chilometri, così sono più accurato. Cosa c'è sotto questo fatto vero? Nel senso che più tempo dura il conteggio, più pesa poco il fatto che io il momento in cui chiudo ho un'incertezza. Allora, sto dicendo che questa equazione, periodo incognito, per essere scritta regolarmente con la uguaglianza e non con una aleatorietà, dovrebbe essere scritta nx più o meno beta per tau, con beta una quantità compresa fra 0 e 1, perché non posso sbagliare più di un conteggio. In altri termini, ragazzi, il periodo è un numero reale, tau è un numero reale, il rapporto fra due numeri reali può essere mai un numero intero? Può capitare, ma in generale non è detto. Tau è il periodo del clock, tot millisecondi, tot microsecondi. Il periodo incognito è un numero reale, è evidente che questo nx, questa non può essere necessariamente un'uguaglianza. Se ci metto beta, quantità compresa fra 0 e 1, a me non nota, perché quando io conto 127 impulsi, mo potevano essere 126 o 128, non lo so, non lo saprò mai.
Di sicuro non potranno essere 129, cioè, a meno che non c'è qualcosa di rotto, ma... Allora, che vuol dire? Vuol dire che io conto nx tau, mentre nella realtà l'oggetto poteva, il periodo poteva essere un po' più grande o un po' più piccolo. Allora, cerchiamo di capire quanto è grande questo errore che commetto. Allora, questo errore che commetto... L'errore è sempre quello che io misuro meno quello che dovrei misurare. Misurato meno vero. Allora, il misurato è nx per tau. Quello vero è nx più o meno beta per tau. Più o meno beta per tau, nx tau, nx tau, si semplificano, questo è l'errore assoluto. L'errore assoluto massimo quant'è? Abbiamo detto beta può al massimo valere 1, quindi vuol dire che è più o meno tau. Quindi è evidente, se io uso un orologio con un periodo piccolo ho migliore possibilità, se io ho un cronometro al millisecondo, al microsecondo, al nanosecondo, tanto più è piccolo l'impulso del clock, tanto più accurata è la misura che faccio. E da un punto di vista relativo, quanto vale questo errore relativo massimo? Più o meno tau diviso nx per tau. Più o meno 1 su nx, e questo è quello che io vi ho anticipato intuitivamente, cioè se io conto per più tempo, questo sbaglio di un conteggio può diventare più o meno pesante. Qui errore relativo diviso per il valore misurato, e quindi questo scostamento che mi dà. Allora, sono utili per ragionare sia l'errore assoluto che l'errore relativo. L'errore assoluto mi fa capire che io sbaglio tanto meno quanto migliore il clock, che è una cosa intuitiva. Se io ho un orologio che è in grado di misurare i microsecondi, è meglio che se ho un orologio che è in grado di misurare i nanosecondi. Se io ho un orologio che misuri secondi, meglio dei secondi non riesco a misurare, ok? La relazione dell'errore relativo ci serve per capire un'altra cosa, che a parità di clock mi conviene contare per più tempo, perché se io conto per più tempo, l'errore che sarà sempre 1, cioè quando conto 2000 impulsi e 2000 o 2001 o 1099 pesa poco, se io conto 10 impulsi è 1 su 10 è più significativo. Allora, questo ragionamento perché mi serve? Perché io nx da chi dipende? E dipende dal rapporto fra periodo del mio segnale e periodo del clock. Allora, immaginate di avere un segnale il cui periodo è, non so, la 50 Hz, 20 millisecondi. Il clock è un microsecondo, in 20 millisecondi quanti impulsi da un microsecondo entrano? 20.000. E allora faccio una misura accurata. Ma immaginate che dovete misurare il periodo di un segnale che ha un periodo di un microsecondo. Se avete un clock di un microsecondo, non ci riuscite. Allora vuol dire che le misure di periodo funzionano bene quando il t con x è molto maggiore di tau. Perché funziona bene se io devo misurare tempi lunghi rispetto al mio clock.
E se i tempi sono t con x, cioè mica lo scegliete voi quante rincoglie. Se io voglio misurare il periodo di un segnale, del segnale GSM, del segnale telefonico, quelli sono segnali di megahertz, gigahertz, e quindi il periodo di un segnale di gigahertz è molto piccolo. La fortuna è che del segnale di cui non riesco a misurare il periodo, vediamo se per caso riesco a misurare bene la frequenza. Perché poi, se misuro la frequenza, posso poi ritornare alla misura di periodo facendo l'inversa. Allora, abbiamo capito che per fare una misura di periodo metto i blocchi fatti in questo modo, e questo tipo di configurazione funziona bene per segnali con un periodo lungo rispetto al periodo del clock. Come è definita la frequenza di un segnale, ragazzi? Poi, anche senza toccare l'elettrotecnica, che tanto vi è cara, anche semplicemente andando con la memoria al liceo, alle superiori. La frequenza di un segnale è, può essere definita come il numero di periodi nell'unità di tempo. Quindi è il numero di periodi che c'è in un, davvero, 1000 Hz, che vuol dire 1000 oscillazioni in un secondo, cioè se t con 0 è un secondo, questo è proprio il valore degli Hz del segnale. Quindi, per misurare la frequenza di un segnale, devo misurare i periodi che avvengono in un certo intervallo di tempo. Allora, vediamo di tradurre questa definizione. Vedete, c'è sempre da contare, c'è sempre da prendere un certo intervallo di tempo di riferimento, però adesso devo contare i periodi del segnale. Quindi vedete, c'è uno scambio di ruoli tra segnale e clock. Se devo misurare il periodo, io usavo il mio segnale per dare lo start e lo stop, e contavo le oscillazioni del clock. Nella misura di frequenza, io voglio contare i periodi del segnale in un intervallo di tempo fissato da un orologio. Vuol dire che io ho sempre la gate, ho sempre un contatore, memoria decodifica display. Però lo start e lo stop li faccio dare al mio clock. E cosa conto? Conto i periodi del mio segnale in ingresso. Il segnale in ingresso è stato trasformato in una serie di impulsi. Vedete, qua io ho un impulso ogni periodo. Mi metto là e conto gli impulsi. Quindi vedete, i blocchi sono gli stessi, vengono solo indirizzati ai tre pin di start, di stop e di ingresso della gate degli oggetti diversi. Mentre prima, quando io gli chiedevo dammi il periodo del segnale, lui mandava alla start e lo stop gli impulsi del mio segnale e all'ingresso della gate il clock, adesso viceversa. Lui manda allo start e allo stop il clock e all'ingresso il mio segnale.
anche questa volta questa uguaglianza è un'uguaglianza circa uguale, perché anche qua io avrò un certo numero di periodi, poi decido di contare per un secondo, quando chiudo il secondo e finisce il secondo, tanto può essere che arriva l'impulso prima, tanto può essere che arriva l'impulso dopo, quindi anche qua in realtà io dovrei scrivere fx uguale nx più o meno beta in t0. E anche qua mi ritrovo un errore relativo massimo pari a 1 su nx. Vuol dire che in questo caso mi va tanto meglio quanto più fx è elevata. Così come qua mi andava bene quanto più t con x era elevata. Fx elevata vuol dire periodo piccolo. Ecco che fortunatamente i due funzionamenti sono l'uno complementare dell'altro. Se ho un segnale con un periodo piccolo, ne misurerò la frequenza. Se ho un segnale con un periodo elevato, ne misurerò il periodo. Quindi è un oggetto che con gli stessi blocchi, scegliendo la modalità opportuna, mi consente di fare sempre delle misure molto accurate. Devo scegliere io o sceglie lui? Dipende da quanto spendete, come sempre succede. Nel senso che se spendete poco, dovete scegliere voi. Nel senso che misurerete il periodo, vi esce un certo numero, vi fate i calcoli e dite forse sto facendo la misura non molto precisa. Allora ne misurate la frequenza e scegliete fra le due la soluzione con migliore precisione. Esistono, se viceversa spendete qualche soldino in più, esistono dei contatori che prendono il nome di contatori reciproci. Il contatore reciproco non è niente di particolarmente raffinato. È un oggetto che senza sapere né leggere né scrivere vi misura il periodo e la frequenza senza dirvelo neanche. Si fa il conto di quale dei due ha una precisione migliore e vi dà comunque il risultato che voi avete chiesto. Mi spiego meglio. Voi a un contatore reciproco dite voglio sapere il periodo. Lui che fa? Non vi sta proprio a sentire. Misura periodo e frequenza. Vede quale delle due misure è più precisa. Se doveva misurare il periodo, misura il periodo e te lo dà. Se è più precisa la frequenza, misura la frequenza, ne fa l'inverso e ti dà comunque il periodo. Cioè, ti dà comunque la grandezza che gli hai chiesto. Però fa la misura più accurata. Si chiama contatore reciproco perché lui poi è in grado di fare, di fornirvi o la grandezza misurata o il reciproco della grandezza misurata. Questo strumento oltre a misurare periodo e frequenza, siccome il periodo di fatto che cos'è? Io in un certo punto ho scritto anche delta t, cioè il periodo non è nient'altro che un intervallo di tempo fra due valori opportuni, fra due superamenti dello stesso livello, con la stessa pendenza e lo stesso segnale. Ma immaginate che voi volete misurare il tempo di salita di un segnale.
cos'è il tempo di salita. Immaginate, non so se avremo tempo di vedere in laboratorio, ma voi farete delle esercitazioni con misuratori di temperatura. Tra questi misuratori di temperatura, uno che vedrete sono le termocoppie. Le termocoppie sono degli oggetti che si basano sull'effetto Volta, effetto Seebeck, che vi forniscono una forza elettromotrice, una tensione proporzionale alla temperatura. Allora, che succede? Per caratterizzare uno strumento voi ne potete fare una caratterizzazione statica, nel senso date allo strumento un certo valore e vedete quanto esce in uscita, no? La curva di taratura di cui già abbiamo parlato, o anche una caratteristica dinamica, cioè voi volete sapere quanto impiega questo strumento a fare una misura di temperatura. Se voi comprate un termometro, lo mettete sotto il braccio, volete sapere dopo quanto tempo andare a leggere, perché se leggete troppo presto sembra che non avete mai la febbre. Allora, misurare la caratteristica dinamica di uno strumento vuol dire applicargli un gradino del misurando. Ho la termocoppia a temperatura ambiente, lo immetto in un bagnetto a 100 gradi. Quanto impiega a raggiungere 100 gradi, quanto impiega a raggiungere il valore di regime? Allora, ovviamente, voi avrete che questa uscita farà qualcosa del genere. Il tempo di salita è il tempo che il segnale impiega ad andare dal 10% al 90% del valore di regime. Tempo di salita. Qua abbiamo la tensione. Qua abbiamo il tempo, la tensione della termocoppia cresce, questo T con S che cos'è? È un intervallo di tempo. Possiamo misurarlo col contatore? Possiamo misurarlo col contatore? Allora vediamo, i blocchi, adesso abbiamo capito i blocchi che abbiamo. Vediamo che cosa gli dobbiamo mandare. Allora, è una misura di tempo, quindi è una misura in cui l'ingresso e l'uscita sono queste, no? Clock e uscita. Chi deve dare lo start e chi deve dare lo stop? Allora, è solo un problema di livelli di trigger. Perché voi, il segnale è sempre V con X, la tensione che dovete misurare. Però mentre nella misura di periodo voi dovevate rigorosamente far partire il trigger quando passava per lo stesso livello sia nello start che nello stop, qua viceversa dovete mettere trigger slope positivo per lo start e trigger slope positivo nello stop, nel senso che vi serve la pendenza positiva nei due casi. Però dovrete regolare la tensione dello trigger level a questi due valori. Allora, vabbè, dovrete un po' lavorare perché capire quanto vale il valore di regime. Sapete che a quella temperatura la termocoppia deve raggiungere, ad esempio, 10 millivolt. Immaginiamo che questo è 0 millivolt, questo è 10 millivolt. Allora voi dovete mettere il trigger level dello start a 1 millivolt e il trigger level dello stop a 9 millivolt. Al momento in cui supera il millivolt, il contatore inizia a contare. Al momento in cui raggiunge i 90, il 90% del valore di regime smette di contare. Quindi potete fare misure di intervalli di tempo qualunque, tempo di salita, sfasamento fra segnali. Lo sfasamento fra segnali è un intervallo di tempo.
Quindi tutte le volte che dovete misurare intervalli di tempo, basta solo ragionare su come posizionare il livello di trigger e la pendenza del trigger. Ok? Su questo strumento serve fare un ulteriore piccolo approfondimento per quanto riguarda le incertezze di misura. Perché? Perché è un classico caso in cui se io guardo solo l'equazione con cui ottengo il misurando, tengo conto di alcune sorgenti di incertezza, ma alcune altre me ne dimentico completamente. Se voi prendeste le specifiche di un contatore, vi trovereste una formula, delle formule per calcolare l'incertezza di misura che prendono 3 pagine. E dici, mamma mia, com'è possibile? Questo non era semplicemente t con x uguale n x tau. Dove stanno le incertezze di misura? Allora, tutte le incertezze di misura, ed è poi il motivo, perché poi qualcuno si potrebbe anche chiedere, dice vabbè, ma io ho lo strumento, compro lo strumento, che mi interessa sapere cosa c'è dentro lo strumento. Cosa c'è dentro lo strumento mi serve proprio a capire dove possono nascere le incertezze di misura. Allora, vediamo i vari blocchi che io vi ho raccontato e vediamo se dentro qualcuno di questi può nascere delle incertezze che in qualche modo sono sfuggite alla mia precedente analisi. Allora, intanto partiamo dal clock. Quando voi prendete un orologio e l'orologio vi dice che ha un certo tau, tenete presente che questo tau ha una sua incertezza con cui è noto, quindi ha una sua incertezza di partenza, nel senso vi viene fornito 10 a meno 7, 10 a meno 8, quello che è. Poi avete 2 ulteriori motivi per cui la sua incertezza può crescere. Uno è l'età. Col tempo i migliori orologi iniziano a perdere la loro precisione. Quindi sicuramente avrete un contributo di tipo B all'incertezza di misura legata all'invecchiamento, che vi viene dato in termini di un ulteriore per cento ogni anno, ogni 5 anni, oppure vi dice entro i primi 5 anni vale tot, dopo gli ulteriori anni vale tot. Comunque, c'è sicuramente un problema di invecchiamento. E c'è un problema di temperatura. Perché se voi prendete un quarzo, se lo tenete a 20 gradi, più o meno 5 gradi, ha delle precisioni. Se viceversa lo fate funzionare a 0 gradi o a 40 gradi, lui, poverello, inizia qualche problema, inizia a averlo. Quindi, sicuramente avete contributi di incertezza, quello del tau, e vabbè, ve lo aspettate, ma poi avete dei contributi dovuti alla temperatura e all'invecchiamento, al tempo che passa rispetto all'ultima taratura. Questo problema dell'invecchiamento e della temperatura li vedrete anche quando faremo useremo i multimetri, le esercitazioni faremo lunedì prossimo, faremo un po' di esercizi numerici prendendo le specifiche dei multimetri e facendo dei conti di incertezze di misura, in maniera tale che poi quando andiamo in laboratorio e faremo le misure, dovremo calcolare le incertezze e le misure che facciamo, sappiamo con che quali sono le grandezze da cui da tenere presente. E questo è il clock. Andiamo a vedere se questi altri oggetti possono dare origine a incertezze. Allora, circuito d'ingresso. Circuito d'ingresso abbiamo capito che è un ambaradan di cose. Spostiamoci qua. L'amplificatore. L'amplificatore amplifica. Siccome a me non interessano i valori di tensione, non mi crea grossi problemi l'amplificatore di trigger. Il grosso del problema ce l'ho
quando io parlo di questo oggetto che abbiamo detto prima di commutare ha bisogno che venga superato di una certo, lo zero di un certo livello. Allora, zoomiamo un poco la situazione. Io sto dicendo che un trigger di Smith ideale dovrebbe darmi l'impulso appena supera lo zero. Siccome non è ideale, ma abbiamo detto che non è neanche cattiveria, qualunque sistema di commutazione viene sempre fatto con un po' di steresi, in realtà lui scatta dopo un pochettino. C'è una soglia nel, non so, mi ricordo il numero di uno strumento che abbiamo sopra che ha 36 millivolt di soglia, ma giusto per dirvi, c'è una certa idea. E che vuol dire? Vuol dire che l'impulso di start, ad esempio, anziché partire qua, parte qua. Cioè sto iniziando a contare un po' dopo. Questo è un problema. Se inizi a contare un po' dopo, qua potrebbero capitare una serie di impulsi che io non conto. Ma quando è che smetto di contare? Quando viene superato il livello, stesso livello, stessa pendenza, smetto di contare un po' più tardi. Quindi, inizio più tardi, finisco più tardi, questo problema mi sembra non esserci. Non è che non c'è mai. Non c'è nelle misure di periodo, perché la pendenza all'ingresso e la pendenza all'uscita è la stessa. Immaginiamo quell'esempio che ho fatto di tempo di salita. E mica le pendenze al 10 al 90% sono le stesse. Quindi, immaginate che qua la pendenza è più elevata. E qua è più bassa. Qua perdo 4 impulsi, qua ne guadagno 1. Allora, questo contributo di incertezza che prende il nome di trigger level error è un problema che mi nasce nelle misure di intervallo di tempo quando le pendenze dei segnali di start e di stop non sono le stesse. Ma secondo voi i segnali sono sempre così puliti? I segnali hanno sempre un po' di rumore. Questo è il livello di trigger, questo è il mio segnale, e il mio segnale in realtà non è così. Dire che un segnale ha un certo rumore equivale a dire che in realtà non è un filo sottile ma è una striscia casualmente più elevata. Allora, secondo voi, a parità di rumore, allora questa è la soglia di incertezza di stesi. Questi tre segnali hanno gli stessi problemi? Allora, in questo caso io posso sbagliare al massimo di tanto. In questo caso io posso sbagliare di tanto.
In questo caso io posso sbagliare al più di tanto. Allora, vedete che ci sarà un ulteriore, e tenete presente che questo problema del rumore non mi importa il fatto qua è lo start, qua è lo stop, anche se la pendenza è la stessa, qua potrei dare lo start qui e qua potrei dare lo stop qui. Siccome è aleatorio, il fatto che ho uno start e uno stop con la stessa pendenza non mi è di aiuto. Mentre il problema del trigger level era un problema deterministico, il problema del rumore sovrapposto al segnale è un problema aleatorio. Allora, solo per dirvi che dentro al formulone che i costruttori vi danno per il calcolo dell'incertezza di misura nelle misure di periodo, vi trovate un'incertezza che prende il nome di trigger level timing error, un altro tipo di incertezza legata al trigger, legata al rumore. Legata al rumore, nel senso che se io usavo il gessetto più grosso o il gessetto più piccolo, questa aleatorietà cresceva o diminuiva, ed è legata alla pendenza del segnale. Quanto più è pendente, tanto più questo problema è meno importante. Vedete? Qua posso sbagliare di meno, se la pendenza è più bassa sbaglio di più. Quindi vi trovate un termine di errore in cui sopra c'è l'entità del rumore e sotto c'è la pendenza. Inversamente proporzionale alla pendenza, direttamente proporzionale al rumore. Il gate vi può portare problemi? Il gate è una porta, si apre, si chiude. Di fatto l'importante è che le sue caratteristiche di se io apro una porta, lei impiegherà un po' di tempo prima di aprirsi effettivamente. Però nel caso della gate, il ritardo all'apertura e il ritardo alla chiusura generalmente sono sempre abbastanza coincidenti, quindi la gate non vi introduce particolari incertezze maggiori. I grossi dei problemi li avete nel circuito che genera gli impulsi. Contatore non crea problemi perché lui conta, sono i flip flop 01, 01, 01, e quindi ulteriori problemi non li avete. Una domanda: ma questi discorsi del trigger noi li abbiamo sia per le misure di periodo che per le misure di frequenza, o li abbiamo solo per le misure di periodo e non li abbiamo per le misure di frequenza? Allora, ricapitoliamo. Nelle misure di periodo lo start e lo stop lo dà il segnale e conto impulsi di clock. Allora, il fatto che l'apertura e la chiusura siano con una certa incertezza mi crea problemi. Nelle misure di frequenza il clock apre, il clock chiude e dentro ho gli impulsi del mio segnale. Ognuno di questi impulsi, per il problema che abbiamo detto qui, è un impulso leggermente incerto. Questo può venire un po' prima, un po' dopo, un po' prima, un po' dopo, un po' prima, un po' dopo. Mentre apertura e chiusura le dà il clock. Il clock, gli orologi sono fatti in maniera tale che questi impulsi siano viceversa più affidabili, cioè non lo dovete trasformare da un segnale qualunque. Allora, secondo voi il problema ce l'ho più se è incerta lo start e lo stop o più se è incerto il singolo impulsino?
a occhio dico, mamma mia, qua è tutto incerto, dovrei avere più problemi. Ma alla fine, se io devo contare 1000 impulsi, il fatto è che questi impulsi stanno un po' più, sono tutti leggermente incerti, poi alla fine l'unico che mi crea problemi è l'ultimo, che o lo conto, magari lo dovrei contare, non lo conto, non lo conto e lo dovrei contare, quindi è sempre l'1 su nx. Invece qui, se io mi sposto in avanti o indietro, posso perdere o contare 5-10 impulsi di clock. Quindi, i problemi del trigger sono solo nelle misure di periodo. Nelle misure di frequenza non ho problemi legati alla generazione degli impulsi di trigger. Ok? Ultima considerazione e poi ci salutiamo. Ho qualche possibilità di migliorare la precisione se io devo fare misure di periodo. Ho questa incertezza 1 su nx. Tenete presente che tutti i contatori hanno un tastino che vi consente di funzionare in modalità average. Nel senso, voi gli potete dire, ma non mi contare gli impulsi in un periodo, contami gli impulsi in 10 periodi, in 100 periodi, in 1000 periodi. Lui cosa fa? Conta gli impulsi in un periodo, li mette da parte, conta gli impulsi in un periodo, li mette da parte, in un periodo, li mette da parte. Cosa sta facendo? Sta facendo più operazioni e poi mi fornisce la media di queste operazioni. Che differenza c'ha la media come incertezza rispetto alla singola misura? Ha un'incertezza che com'è rispetto all'incertezza della singola misura? È radice di n volte più piccola. Quindi se io funziono in modalità average e gli faccio la media su 100 misure, lui ha una incertezza 10 volte migliore. Di solito, se il contatore non è proprio da 0 euro, quando io lo faccio funzionare in modalità average me ne accorgo perché mi compare una cifra in più, perché fa la media su 100 misure e quindi mi garantisce una cifra significativa in più. Qual è l'aspetto negativo di fare una misura che è il risultato di una media di 100 misure? Che è una media di 100 misure, cioè nel senso che non è un'informazione sul valore del periodo in quell'istante, ma è un valore medio su 100 misure. Allora, se a me il segnale non cambia e se non ho fretta, ha senso usare la modalità average. Ma se il segnale varia e io ne faccio la media su 100 misure, sto soltanto ottenendo un misurando di scarso significato. No, se voi avete un periodo che varia e io ne faccio la media, non mi accorgo proprio che varia il periodo. Se viceversa io, cioè tutte le volte che io ho uno strumento, allora generalmente ragazzi con le misure funziona come in molte cose la vita, se io faccio le cose di fretta di solito le faccio peggio. Allora, quindi se io mi prendo più tempo ottengo quasi sempre un risultato migliore. Il problema è, tutto questo tempo di misura è compatibile con le mie esigenze, è compatibile col mio misurando? Allora io devo sempre trovare un giusto compromesso fra la precisione che voglio ottenere e la significatività di quello che ottengo. Perché se io vi dico quanto vale la temperatura qui oggi, può essere utile. Se io, vabbè, ma mediamo in 24 ore, esce un numero che vi serve? Non serve a niente la temperatura media in una giornata con la notte, il giorno, ok?
Allora, c'è sempre questo da tenere presente. Nelle misure di periodo e frequenza parliamo proprio di tempi, quindi è particolarmente vero questo discorso. Va bene, ci vediamo giovedì mattina.